Giorni fa smontavo una stampante e dentro ci sono un sacco di questi oggetti. Sono le guide, no? Che fanno scorrere la carta. C'hanno dei gommini. Adesso io ho tolto i gommini, ho tolto le parti in più. E quello che rimane è una bella asticella di acciaio. E ce ne sono tante nelle stampanti. Ce ne sono molte anche dentro gli scanner, quelli vecchi, gli scanner da tavolo. Acciaio molto, molto solido. E un giorno io avevo bisogno di un cacciavite molto lungo. Beh, semplicemente ho preso una di queste barrette di acciaio e me lo sono costruito. Ed è una cosa molto facile da fare se mettessi a fuoco la telecamera maledetta. Insomma, si prende uno di questi, si va alla mola e si mola, e finché mola. La mola è qua, magari adesso io ci provo, però con una mano è complicato, quindi vediamo se riesco a mettere. Ci ho dimenticato il treppiede. Ecco, lo metto qua. Tanto so già che finirà in terra questo maledetto. Vediamo se riesco a farmi del male. Io adesso mi attacco qui. Ecco qua. Vediamo se riesco a tirar fuori un cacciavite da questo. Da questa cosa. Camminasse sarebbe una cosa buona. Vedete, è tutto a norma, le norme di sicurezza, safety third. Ed ecco qua, questo al volo, come fare un cacciavite al volo. Metti a fuoco, maledetta. Ovviamente è ancora una merda. Cioè, se io fossi bravo, lo farei meglio, lo farei dritto, lo farei come si deve. Insomma, è una prova fatta al volo. Niente, messa a fuoco impossibile. Non è male quando avete bisogno di un cacciavite piatto. Se poi avete pazienza potete anche fare i cacciaviti più complicati, magari con una limetta. E poi per fare l'impugnatura, beh, io ad esempio ho messo del nastro gommato qui, e per quello che dovevo fare con questo devo dire che ha funzionato veramente bene. Questo è fatto un poco meglio. E questo è quanto, insomma, quando smontate le stampanti, pensate a questi oggetti, potrebbero esservi utili, potrebbero salvarvi la vita un giorno.